tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole, la tua giustizia si innalza come le montagne più alte, i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Si saziano nell'abbondanza della tua casa e tu li dissenti a torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Dio nostro, noi veniamo a te con fiducia. Tu sei la vita, tu sei la luce vera. E grazie alla tua luce noi possiamo vedere la luce e possiamo riconoscerci gli uni gli altri. Possiamo riconoscere nella persona che ci sta accanto il nostro fratello, la nostra sorella, un membro della nostra famiglia. Siamo qui riuniti e riunite nel tuo nome. Siamo la tua comunità, siamo legati dal comune vincolo di fede, ma anche di fiducia e di amore. Siamo anche legati dalla volontà di voler ascoltare la tua parola per riceverne incoraggiamento e gioia e speranza. A te la nostra lode, la nostra preghiera. Amen. Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Se guardiamo la nostra storia, spesso la lingua è stata proprio usata come strumento di potere. Se guardiamo alla storia della colonizzazione, tuttora in India, per chi vuole laurearsi, se non sa l'inglese non lo può fare. Perciò abbiamo ancora questi strascichi di una storia che usava la lingua proprio anche come mezzo di potere, di esclusione, di discriminazione. E questo è proprio il tema del testo dell'Apostolo Paolo oggi. Lui scrive alla sua giovane chiesa, alla sua comunità, esortando questi membri della chiesa di non usare dei linguaggi esclusivi. Infatti lui dice: desiderate, pregate per i doni dello Spirito.
e parla di questo dono che nelle nostre chiese non è molto conosciuto forse, del parlare in altre lingue. E dice, piuttosto di parlare in altre lingue, che nessuno capisce, che soltanto colui, colei che parla in questa lingua un po' di trozo, una lingua esoterica, dobbiamo immaginarci, chiedete a Dio di saper parlare in modo profetico. Cosa vuol dire? Cioè, Paolo dice, sì, è un bellissimo dono se qualcuno viene toccato dallo Spirito, va in trance, ha queste visioni e parla in una lingua sconosciuta. Però a chi serve? Serve alla comunità? Serve alla Chiesa? In un altro contesto dice, se voi parlate in altre lingue, qualcuno entra nella vostra Chiesa, penserà che siete tutti pazzi. Perciò pregate piuttosto per il dono di un linguaggio che annunci la volontà di Dio, che sappia parlare di giustizia, che sappia parlare di speranza del regno di Dio, che sappia comunicare la volontà di Dio, l'Evangelo, la parola di Dio. Perché esattamente questo sarebbe il modo profetico di parlare. Non un linguaggio estatico, esoterico, incomprensibile, ma un linguaggio chiaro, franco, sincero, critico, che possa incidere sulla vita e sul pensiero delle persone che vi incontrano. Perciò questo, secondo l'Apostolo Paolo, sarebbe il dono più importante da desiderare. E credo che questo sarebbe anche il dono da desiderare oggi per la nostra Chiesa e per le nostre comunità. La lingua, i linguaggi possono unirci, ma possono appunto anche dividerci. L'Apostolo dice, se io non comprendo il linguaggio di un'altra persona, io rimango uno straniero per quella persona, come anche questa persona per me è uno straniero. Ed è ciò che spesso succede anche oggi nella nostra, nel nostro mondo, nelle nostre città, che rimaniamo stranieri gli uni per gli altri perché non ci comprendiamo. E chiediamo a chi viene da altri paesi da noi di imparare al più presto la nostra lingua, l'italiano, per potersi integrare, per poter far parte, è indispensabile. Però credo che possa essere un impegno soltanto da una parte. Cioè anche noi in qualche modo siamo chiamati, perché questo sarebbe il linguaggio profetico, un linguaggio che ci fa dialogare, che ci fa ascoltare gli uni agli altri, che usa magari delle immagini per farsi comprendere, che è incisivo. Anche noi siamo invitati però di imparare il linguaggio, la lingua dell'altro, perciò piuttosto di desiderare un dono di queste lingue che nessuno comprende, desiderate, dice l'Apostolo, di sapere delle lingue o dei linguaggi che vi fanno comprendere fra diversi, tra diverse. E questo è anche un po' l'intento del progetto cosiddetto Essere Chiesa Insieme, delle nostre chiese valdesi metodiste, cioè di dire siamo realistici, da una parte vediamo che abbiamo storie diverse, culture diverse, lingue, ma anche linguaggi spirituali diversi, ma vogliamo comprenderci, vogliamo proprio nel tentativo difficile di vivere insieme lo stesso tra diversi, essere profetici. Cioè questo fatto di voler comprendere la lingua di un altro e di un'altra, di voler accogliere l'altro con la sua diversità, può essere profetico. Però dobbiamo ammettere, e questo l'abbiamo anche già detto diverse volte nei nostri studi biblici su Zoom, dobbiamo fare autocritica, perché purtroppo anche le nostre chiese rischiano di usare un linguaggio esclusivo, un linguaggio con delle parole che comprendono solo i cosiddetti insider, chi magari è cresciuto in chiesa, chi ha già letto la Bibbia, chi viene da una famiglia protestante, comprende,
Anche nelle preghiere che io scelgo per la domenica spesso cambio qualche parola perché sono le liturgie ufficiali della nostra Chiesa, ma ci sono delle parole che francamente già per me sono pesanti. E dico, se uno entra, prima è entrato un uomo con la figlia, entra qui e sente certi linguaggi che non gli dicono niente, la Chiesa rimarrà vuota. Cioè, questo è sicuramente una ricerca che vorremmo fare, che siamo chiamati a fare, questo dono che, come dice l'Apostolo Paolo, vogliamo desiderare attentamente, di essere ancora comprensibili. Però, per essere comprensibili, per ritrovare nuovi linguaggi profetici, cioè che parlano della realtà, che denunciano anche l'ingiustizia, che sappiano incoraggiare, dare speranza, visioni, dobbiamo ascoltare. Dobbiamo saper ascoltare, dobbiamo imparare magari dei linguaggi nuovi anche. E sono contenta che oggi fra noi ci siano, c'è qualcuno dei catecumeni, dei giovani della nostra Chiesa, perché abbiamo proprio bisogno di voi, dei vostri linguaggi, del vostro essere ancorati, radicati nella realtà presente, perché se no le nostre Chiese diventano rigide, diventano non più attraenti, magari sbagliano e parlano un linguaggio che non arriva né al cuore né alla mente delle persone. Ed anche per questo, ed è un versetto che amo moltissimo, il profeta Gioele dice, e questo viene ripreso poi nei Vangeli, i vostri giovani profetizzeranno, saranno profeti, i vostri anziani avranno dei sogni, come per dire, date ascolto alle generazioni che spesso sono un po' al margine, perché non è la generazione che lavora, sono i giovani che si affacciano alla vita, ma sono anche gli anziani che hanno tante storie da raccontare, che bisogna ascoltare per ritrovare dei linguaggi incisivi. Rischiamo di parlare anche con un linguaggio che è antiquato e che non riesce più a comunicare. Perciò è urgente questo invito dell'Apostolo Paolo: pregate per questo dono dello Spirito, di essere profeti, di parlare in modo comprensibile, incisivo e di saper anche ascoltare l'altro e l'altra, se no rimaniamo stranieri gli uni per gli altri. E per concludere, credo che questo era anche l'intento di Martin Lutero con la sua traduzione della Bibbia, cioè di tradurre la parola di Dio in un linguaggio parlato dalle persone semplici, non solo dai istruiti. E ogni generazione deve di nuovo, noi oggi, fare questo lavoro di traduzione. Quale linguaggio? E cosa dobbiamo anche lasciarci magari alle spalle? Quale linguaggio che arriva al cuore delle persone, che scuote la loro esistenza, che possa dare a loro delle visioni e della speranza. Perciò possa lo Spirito toccare il nostro cuore, la nostra vita, questa nostra Chiesa, per darci questo grande dono di comprenderci fra diversi e non rimanere stranieri gli uni per gli altri. Dear brothers and sisters, the Bible reading of today is inviting us to be very aware of the fact how it is important that we may understand the one the others with and beyond our differences, our different languages, our different cultures, our different way to pray, to sing, to live our faith. And he's saying it may be important to be able to talk in other tongues, but it's much more important to be able to be prophets, to talk in a prophetic way. What does the Apostle Paul want to say to the first Christians by this? I think he's talking also to us today, because we risk to use a language in our churches, in maybe in our prayers, in our sermons, in our witness, that only who is
grown up in a church or who is a Christian may understand. And that's an explosive language. It's not a language that is able to build a bridge to our society, to other persons who are not believers, who live in another way of life. So as a church, we should always be able to listen to others and to learn their language. It's not enough to talk our own language. If we are called to pray for the Holy Spirit, we are called and invited to pray all about for the gift to understand who is different from me, who has another culture, and to learn to talk in his language, because that was the gift of the Holy Spirit on Pentecost, that everybody was able to listen to the words of God in his own language. So our church must always reform, must always be able and aware that our language, how we preach, how we pray, how we witness our faith, we must reach the mind and the heart of who we encounter. So we must learn, for example, the language of our young people. We cannot afford in our church to lose the young generation. So maybe we must more listen, we must listen to them. We must understand their language and talk sometimes with their language. And we know that the prophet says, they will prophesy. So, brothers and sisters, let's pray for this gift of the Holy Spirit, not to talk in languages that nobody may understand, but to use a prophetic language that may link us the one to the others, and that may help us to give a real and courageous message to the world outside. Amen. Yeah.